Benvenuti alla puntata numero 428 del quattordicesimo anno dell'Altro Calcio. Un ringraziamento particolare voglio farlo innanzitutto alle persone che sono intervenute questa sera, vale a dire mister Lorenzo Capuano e Franco La Terza. Buonasera. Un grazie dall'altra parte a Lorenzo Picarelli che come sempre ci segue puntualmente e ci dà la possibilità di essere presenti qui e soprattutto a livello di immagini ma anche nella gestione della trasmissione. Con Lorenzo Picarelli ci tuffiamo subito nel sommario di questa puntata numero 428. Innanzitutto parleremo come sempre di calcio a 5, poi di campionati giovanili nella prima parte. Nella seconda parte invece parleremo di prima categoria girone F, seconda categoria girone I, terza categoria girone D ed F, promozione Campania e poi avremo un occhio di riguardo per i campionati CSI. Per quanto concerne invece questa puntata, come sempre iniziamo con il campionato di calcio a 5, appunto parliamo della Serie D dove praticamente si è giocata la 19ª giornata. Le gare sono Porto Infreschi contro Real San Nicola 1-4, Porto Infreschi San Nicola abbiamo il risultato che è 7-0, poi abbiamo Sport al Centro Real Moio che è il risultato 7-0, Sport al Centro 3-6, scusatemi i risultati non sono aggiornati, ce li ho io direttamente, però le partite sono quelle giuste. Poi abbiamo Futsal Musica Antonio Esposito 10-4, Green Park Gladiator Sala Consilina 6-0, Giovine Ascea contro Futsal Istea Polla 8-4, Porto Infreschi San Nicola 7-0, Sport al Centro Real Moio invece 3-6. La classifica invece è aggiornata, Green Park 48 punti ha vinto il campionato e facciamo i complimenti alla compagine della Green Park, Real Moio Agropoli 37, Living Battipaglia 36, Porto Infreschi 34, Gladiator Sala Consilina 28, Futsal Musica Sigili 24, Istea Polla 19, Sport al Centro 18, Real San Nicola 15, Polisportiva Giovini Ascea 13, chiude la classifica la compagine di Antonio Esposito con il risultato con 4 punti. Per quanto concerne invece le immagini, dobbiamo ringraziare Gioacchino Cavaliere, abbiamo le immagini proprio della partita tra Porto Infreschi, Real San Nicola, che è il derby tra le compagini di Marina di Camerota e Celle. E noi su queste immagini, tra qualche istante che partiranno, vi faremo un'analisi su questo campionato. Per quanto concerne la vittoria, una vittoria importante realizzata dal Green Park che ha vinto questo campionato, un Green Park determinato sin dal primo momento, dalla prima giornata se l'è giocata con Porto Infreschi, poi è venuta fuori la specialità atletica ma soprattutto la gestione di questo campionato da parte del Green Park Olivano che si è imposta e ha stravinto questo campionato con tantissime giornate d'anticipo, 4 giornate d'anticipo per questa vittoria finale. Da sottolineare anche Polisportiva Giovine Ascea che ha vinto con l'Istea Polla con un risultato di 8-4, per i ragazzi di Ascea hanno realizzato Raimonto, De Marco, Raimonto una tripletta, poi De Marco una doppietta, come per Retta anche lui una doppietta e Alesi un gol. Per quanto riguarda il Porto Infreschi invece una vittoria per 7-0 nel derby contro il San Nicola. Stiamo vedendo proprio le immagini relative a questo campionato e un grazie particolare va a Gioacchino Cavaliere. Per quanto riguarda i marcatori del Porto Infreschi,
hanno realizzato una doppietta Martino, una doppietta Calabria, poi un gol Panché, Troncone Gianluca e Cusati. Sport al centro, Real Moio Agropoli, invece è finita con il risultato di 3-6, e per il Real Moio Agropoli hanno realizzato una tripletta Buccino Vincenzo, una doppietta invece Oliva Luigi e Oliva Carmine invece ha realizzato un altro gol. Per il Porto in Frischi hanno realizzato Maiorino, Camillo e Visconti. Questi sono i marcatori per quanto riguarda Sport al centro. Prossima giornata saremo alla ventesima gara di questo campionato, dove Istea Polla giocherà con Sport al centro Agropoli, dove il San Nicola giocherà con il Real Moio Agropoli, Antonio Esposito, Living Battipaglia, e dove Porto in Fresca appunto festeggerà la vittoria dei Green Park, dove ospiterà proprio in questo bellissimo impianto che state vedendo proprio la compagine che ha vinto il campionato. Gladiator Sala Consilina invece Futsal Musica Sigili. Cannonieri sono Curcio Fabio dell'Istea Polla con 18 gol, il capocannoniere. Una battuta con Franco La Terza e poi con mister Capuano. Dunque, un campionato, come dicevi tu, che sta ormai, insomma, ha determinato già la squadra che l'ha vinto, questo Green Park, che sembra che io, insomma, guardando un po' i numeri, abbiamo visto che già nella prima parte, diciamo che era una squadra è stata un pochino più avvantaggiata, così come bisogna dire che c'è al secondo posto questo Moio di Agropoli, credo che sia, segue questo Green Park. E poi c'è Punti in Fresca, c'è anche Futsal Sicilì. E chiude quest'Antonio Esposito con 4 punti, a cui vanno anche a questi atleti vanno le lodi, perché ovviamente questo è un campionato, l'abbiamo detto tante volte, si gioca in questi campionati. Io spesso uso il termine ripiego, però non andare incontro, o perché si va incontro ad altre difficoltà. La maggior parte sono usciti dalla FIGC praticamente. Ecco, cioè, quindi, insomma, sappiamo che la Federazione Calcio 5 è una federazione a parte. Sono venuti fuori. Ecco. Direi che la cosa importante è che intanto credo che sia stato un bel campionato anche da un punto di vista strutturale, insomma, oltre che tecnico. Ma poi è importante perché ci sono delle squadre, come abbiamo visto, della parte del mare, ce n'è anche qualcuno dalla parte all'interno. E che non è proprio facilissimo, insomma, perché parliamo dalla fascia Agropoli, qui Sala Consilina, Sicilì stesso, che è tutt'altro posto, c'è Polla pure, che è tutt'altra parte. Montecorvino. Quindi questo aver così variegato un po' anche da un punto di vista territoriale questo campionato, diciamo che è importante, e vedrete che sarà un campionato sempre più importante, perché dicevamo prima con il mister qui in studio quanto è bello quell'impianto. Sì. E infatti quando nasceranno più impianti vedremo sempre squadre migliori, insomma. Sì, mister. Io in realtà che non seguo molto, però mi fa piacere, perché il calcio a 5, voglio dire, coinvolge anche altri ragazzi e tutto, e questo è importante. È un po' a livello logistico che ci sono anche delle difficoltà, come diceva anche Franco, però ripeto, è positivo tutto ciò, perché comunque si dà modo anche a tanti ragazzi e tanti giocatori di fare anche un calcio a 5 che comunque è positivo nella zona, ecco. Sì, in effetti è così, noi facciamo i complimenti a tutti quanti per l'impegno e la costanza. Io faccio parte di un gruppo WhatsApp dove tutti quanti si impegnano e mandano i risultati, mandano i marcatori, quindi anche questa è una collaborazione, significa aiutare alla crescita del calcio territoriale, e questo è un bel vedere, un'organizzazione che funziona, un'organizzazione dove tante persone si impegnano e fanno il proprio dovere. Come dicevo, tante squadre sono uscite dalla FIGC, facevano campionati di seconda, di prima categoria, e adesso praticamente anche di terza, perché anche il San Nicola, dicendola ultimamente, ha lasciato la federazione regionale ed è passata alla federazione di calcio a 5, quindi un'involuzione per quanto riguarda il calcio federale, come tantissime squadre sono venute a mancare per tanti motivi che non, in un'altra occasione magari analizzeremo. Invece andiamo adesso nei campionati giovanili, andiamo a parlare del campionato allievi,
per quanto riguarda il campionato Under 17 provinciale, girone G, girone A, risultati della 20ª giornata, le gare del 18 marzo 2019, dove Bellizzi Calcio Atletico Cosilinum è finito 2-4, Cava 2000 Battipagliese 2-5, Costa d'Amalfi Fevian Soccer 4-2, Golfo di Policastro Pro Salerno 3-2, Luca Fusco Gelbison 1-3, Raffaele Sergio Pontecagnano invece è finita 2-1, Torrioni Sporting Sala Consilina 0-9, dove Visse Montorese contro Alfanese è stata rinviata per una classifica che dopo la 20ª giornata vede la Battipagliese che ha scavalcato in classifica dopo il turno infrasettimanale la Gelbison con 44 punti, Grigio Rossi 42, Gelbison 41, Raffaele Sergio 37, Visse Montorese insieme a Sporting Sala Consilina 35, Bellizzi 31, Costa d'Amalfi 29, Cava 2000 28, poi abbiamo Pro Salerno 26, Pontecagnano 25, Golfo di Policastro 20, Alfanese 16, Atletico Cosilinum 18, Fevian Soccer anch'esso 16 e poi abbiamo la compagine del Luca Fusco con 11 e Torrione che è fermo al palo con 0 punti. In settimana c'era stato il recupero, perciò avete visto Golfo di Policastro a 20 punti, dove la compagine Golfo di Policastro ha vinto 3-2 contro la Pro Salerno, una vittoria importantissima per i ragazzi di Misto Pino Borneo, dove hanno realizzato Ian Coguido, Bifano Mario e Nicodemo Antonio. Poi Luca Fusco, Gelbison, avete visto la partita è finita 1-3, marcatore è stata una doppietta di Russo e un gol di Milo. Anche qua la Gelbison si sta giocando questo campionato e nelle prime posizioni sta per agganciare e ha avuto sempre, è stata tra le prime in classifica per tantissime giornate, però adesso si è vista scavalcare dalla compagine di Battipaglia. Ha un campionato che va avanti, un campionato come dicevamo e come sempre è stato ribadito con troppe squadre, mister, dove vedere 17 squadre in questo campionato è veramente dispendioso, ma soprattutto un campionato che finisce a fine giugno, c'è qualcosa che non va a livello federale, ma anche nell'organizzazione. Non mi dicano che bisogna avere 10 squadre a girone, perché la cosa non va bene, perché non è così che si risolvono i problemi. Sì, diciamo che è un campionato lungo, io ho visto anche parecchie partite, c'è una buona qualità, ripeto, anche qui a livello organizzativo per le società è abbastanza oneroso, perché comunque ci sono delle trasferte abbastanza distante, parlavo prima del discorso logistico. Comunque ho visto una buona partecipazione, devo dire anche delle buone individualità nelle squadre di testa, poi ripeto anche le altre squadre, comunque devo dire che ho visto delle partite giocate a un buon livello, perciò questo fa ben sperare per il futuro e anche per le prime squadre, dove sono ragazzi che si preparano appunto a esordire poi nella squadra maggiore. Franco, una giornata favorevole alle squadre del nostro territorio, dove Atletico Cosilinum vince fuori casa con Bellizzi, dove la compagine del Golfo di Policastro ha vinto una partita importantissima contro la Pro Salerno e dove anche la Gelbison si è andata a imporre sul campo di Luca Fusco, ma dove lo Sporting Sala Consilina, vabbè, ha giocato con l'ultimo in classifica, il Torrione, ha vinto 9-0. Quindi Alfanese non ha giocato, ma tutto sommato una settimana molto favorevole ai ragazzi del territorio. Beh, Atletico Cosilinum, tanto per stare un po' al tuo discorso, ha 18 punti, questo per far capire un po' ai telespettatori anche del raffronto da un punto di vista di punteggi. Il Bellizzi Calcio ne ha 31 ed è nelle prime 6-7 squadre, insomma 31 punti. Questo per capire il discorso dell'Atletico Cosilinum. Il Golfo di Policastro invece ne ha 20 e il Pro Salerno Calcio ne ha 26. Può sembrare poca la distanza, però sappiamo quando si va a giocare poi nel territorio salernitano quali siano le difficoltà, soprattutto perché a Salerno, insomma, l'abbiamo detto, ridetto, alla noia 100.000 volte, da un punto di vista demografico ci ammazzano, quindi ci sono più società. Tante volte non sono blasonate neanche le primissime società, tipo la Salernitana o altre, ma ci insegna, è questa la Pro Salerno
e in altri territori, quello di tipo Battipaglia, Pontecagnano, altre squadre come il Picentia, per esempio, che anche società, insomma, forse meno importanti da un punto di vista di nome, poi presentano grosse strutture e tirino fuori veri e propri talenti. Comunque fa bene, sono d'accordo con voi due, il discorso di questo campionato è praticamente infinito ed è forse veramente lunghissimo, non si può pensare di avere un campionato con 17 squadre, mi aggrego tranquillamente al vostro discorso, ce ne sono tante belle società e da un punto di vista di scontri vale anche la pena, perché i ragazzi cominciano a vedere e a scontrarsi con realtà diverse, si confrontano con realtà diverse, la Battipagliese in testa, il Grigio Rossi segue, ciò che dicevo io la settimana scorsa, che era un po' contrario invece al discorso che faceva qualche settimana fa qui in studio il mister Quintiero, quando io dicevo che il Grigio Rossi, attenzione, perché è una società comunque blasonata, questo lo dimostra anche la classifica. Bisognerà riguardarlo, però guardando le squadre che sono più vicine a noi, dobbiamo solo complimentarci con loro, perché è con Pino Borneo, io mi riferisco soprattutto in questo momento per quanto riguarda il Golfo di Policastro, perché fanno enormi sacrifici. Sacrifici li fa anche l'Alfanese, nonostante stia avendo e avuto, anche in questo salutiamo Mimì Romanelli per il suo ottimo lavoro, e teniamo presente sempre che l'Alfanese, quantomeno per la classifica dei capocannonieri, in questo che si è segnati quasi 40 gol in questa fine settimana, c'è sempre un villano Biagio, che è proprio dell'Alfanese, che ne ha 31, quindi vuol dire che qualcuno, insomma, che segna tanto c'è anche in queste squadre. Ecco, questo è un campionato che invece, quello dopo, allievi provinciali Under 16, Girone A, lo commento io, dove i risultati della 19ª giornata, le gare sono del 18 marzo 2019, Associazione Terzo Tempo, San Severinese, non pervenuto, Indomita Gregoriana 2-0, Numeri Rosi, Oasi Scafati 5-3, Olympic Salerno, Cilento Academy 2-0, Polisportiva Sarnese, Millennium 2-2, San Vincenzo Scafati, Pontecagnano non pervenuto, Tichetache, Virtus, Battipaglia non pervenuto, West Poseidon, Aquilotti 3-2. Per una classifica dopo la 19ª giornata vede la compagine di Oasi Scafati 49 punti, ben posizionata, anche questo è un campionato che finisce a giugno. Indomita Sant'Arsenio 43, San Vincenzo Scafati 41, Numeri Rosi 35, Olympic Salerno e Virtus Battipaglia insieme a Pontecagnano 28, West Poseidon e San Severinese 25, Olympic Salerno 22 insieme a Tichetache Terzo Tempo, 18 per la Gregoriana, Millennium invece 17 punti, Cilento Academy e 11 punti per Aquilotti, Irno. Ma la cosa bella è questa classifica, dove c'è l'Indomita Sant'Arsenio al secondo posto in classifica, un secondo posto meritato per i ragazzi della compagine dell'Indomita, i ragazzi dell'Indomita che hanno vinto 2-0, i marcatori sono stati Pagano e Tirno, una vittoria importantissima contro la Gregoriana, una vittoria che permette di mantenere alta la concentrazione, ma soprattutto di restare aggrappati alla possibilità di arrivare nelle prime due, quindi continuare nelle gare successive. Però ripeto, anche qua sono tantissime squadre e quindi sono 16 squadre, si finisce nei primi di giugno e dopo andare a fare i play-off se ne parlerà l'anno dopo, questo è il ragionamento, perché comunque i ragazzi saranno impegnati da altre cose, è un ragionamento che bisogna un attimino cercare di... mister, io dico che chi non sta nell'ambito calcistico non può fare il dirigente federale, chi non si occupa di calcio o chi non si è occupato di calcio nell'organizzazione di squadre non può essere nella direzione della federazione, quindi, oppure chi non conosce il territorio, perché addirittura ci sono dei calendari in terza categoria, dopo vedremo, che squadre del Vallo di Diano militano in campionati che sono completamente diversi e non dovevano trovarsi lì, quindi significa che non c'è conoscenza del territorio, oppure c'è moltissima marginalità, soprattutto persone che non dovrebbero stare là, ma che si occupano di queste cose qua.
Io la domanda è questa. A livello federale, tra l'Italia del Nord e questa Italia, diciamo che sono e l'altra Italia, ecco, voglio no, dire. No, perché qui si parte un po' anche tardi, c'è poca programmazione all'inizio, alla base, perché si parte per me leggermente anche tardi come campionati. Cioè, non so voi perché siamo in un territorio dove le vacanze si prolungano un po' di più, però non c'è programmazione per i campionati successivi, dove mi preparo un attimino prima ad andare a sopperire questo ritardo, perché poi dopo si va lunghi, come giustamente, dopo si arriva in una fase dove purtroppo anche a tenere insieme i ragazzi diventa un po' problematico. Perciò organizzazione e pianificazione molto prima, per poi arrivare in tempo a queste soluzioni. Perciò, giustamente, come dicevi tu, le persone sono dove si trovano, forse non hanno questo problema del territorio, perché è un conto. Sì, però io penso che a Rimini e Riccione, nelle altre zone dove c'è il mare, dove c'è l'alta stagionalità, iniziano bene. Sì, perché ma perché? Io vedo campionati di seconda categoria che già sono partiti i primi di settembre. Sì, ma qua dobbiamo aspettare anche a livello giovanile, Nicola, c'è un campionato autunnale. Dove, non so, ti faccio l'esempio, degli esordienti fanno solo il girone di andata, non fanno quello di ritorno, è un campionato autunnale, dopodiché c'è un campionato primaverile, dove giustamente non fai andata e ritorno, fai solo andata e dopo raggruppi le squadre un attimino più competitivi facendo un girone A e poi tutto a scendere B, C e D, andando a equilibrare anche le forze di questi ragazzi, dove non ti vai poi a scontrare in un'altra situazione, vai a trovare un avversario a tuo livello dove c'è comunque una crescita maggiore anche del ragazzo, dove trova diciamo, l'equilibrio in campo e allora cresce, non si perde. Poi c'è un campionato primaverile dove le prime di questi gironi vanno a fare anche una fase regionale e poi un girone A, un buon girone d'eccellenza dove c'è tutto un po' tutta il valore di questi quattro gironi. E appunto questo è molto importante, però bisogna partire prima come programmazione, come organizzazione. E perciò il tesseramento, io so che a luglio già si inizia col tesseramento. Sì, infatti. E allora ecco che non arriviamo lunghi, perché si parte anche un attimino prima. Franco, secondo te il mister ha detto una cosa sacrosanta. Chi è che va in ferie? Sono i dirigenti federali o sono le squadre? Perché poi alla fine, allora, noi il ragionamento è questo. Vengono messe delle date e quelle date vengono stabilite dalla federazione. E quelle date vengono spostate, anzi ci sono dirigenti federali che si lamentano perché squadre che si sono iscritte al campionato di seconda categoria non si sono iscritte al campionato di terza e quindi viceversa. Quando il meccanismo non funziona in tutto, secondo me, non è questione di... Se la macchina non va è perché il motore è fuso completamente, non c'è un motivo o l'altro, perché sono più considerazioni. La tua, quale hai detto prima, si dovrebbe partire, questo... e si usa sempre il condizionale, dai vertici federali a essere persone competenti, così non è e va bene, e mettiamoci. Sì, però quelle persone là percepiscono rimborsi spese, hanno delle schede dove vanno a fare guarda, cioè, non dirlo allora, a me perché a quel punto là tutti fuori. Franco, scusami, perché non assumete direttamente delle persone? Noi la settimana scorsa c'è stata Maria Emilia Cobucci, che per me è una persona fantastica. Assumete le persone direttamente, non mettete persone indicate dalla politica in quei ruoli, tanto non si metteranno in gioco e si arriverà sempre dei compromessi. Assumete delle persone direttamente, giovani. Tu pensi che se qualcuno di noi voglia proporsi e lo voglia fare a titolo... No, è subito bocciato. Allora, io e Remo Fedullo ci siamo proposti, ecco, lo voglio dire in anteprima. Siamo stati bocciati perché c'è qualcuno nell'ambito federale che non ci vuole. La nostra è stata una provocazione, però la nostra provocazione è stata bloccata perché c'è qualcuno che ritiene che io e Remo Fedullo... Allora, io non parlo di me, io parlo di Remo Fedullo, che è un mio amico, che ci conosciamo da una vita, che è una persona competente e tutto il resto. Può essere bocciata la persona di Remo Fedullo o la mia persona, che siamo nell'ambito calcistico da una vita?
C'è ragione, non c'è confronto, non c'è, voglio dire, perché il confronto a mio modo di vedere arricchisce, però per migliorare degli aspetti, poi dico, beh, ognuno tirerà l'acqua al mulino, al suo mulino, però facciamo le cose anche che comunque possiamo dare modo alle persone di organizzarsi, di partire, perché sennò dopo per forza, se non funziona la macchina, come diceva Franco, è ovvio che dopo si inceppa tutto il meccanismo, perciò queste persone devono anche avere il buon senso di... Mister, adesso inizieranno, fino adesso non ti sono visti, ma fra qualche settimana inizieranno, perché ci sono le elezioni federali, incominceranno a fare le riunioni, incominceranno le squadre, ve lo ripeto, dovete chiedere di vedere il bilancio federale, è vostro diritto. Chiedete di vedere il bilancio federale, vedete dove andate a finire questi soldi e tutto il resto delle varie iscrizioni. Cerchiamo di essere protagonisti in questo territorio, cerchiamo di venire fuori, perché è il momento di venire fuori. Perché ci sono persone che comunque lavorano, si danno da fare, cioè non supportare, non dargli una mano, questo non va bene. Oltretutto, per questo, per capire che anche nel calcio non siamo secondi a nessuno, ma restiamo sempre indietro a tutto. Pensiamo, se volessimo fare un confronto con l'altra Italia, che diceva Nicola all'inizio ragionamento, siamo proprio bocciati a priori. Ciò che si diceva, ma perché qua c'è la politica, ci sono delle influenze esterne che non ti permettono di crescere, perché io conosco 5-6 ragazzi che io gli darei la possibilità di essere dipendenti della federazione. Ma questo a Salerno, a Napoli, da altre parti, gente che ha voglia di essere protagonisti. Ci sono tantissimi ragazzi nel nostro territorio che sono laureati e che non hanno la possibilità di crescere. Perché non dargli questa possibilità? Ecco, questo è il ragionamento. E quindi questo è il primo filone a cui ovviamente cerchiamo di combattere nei limiti del possibile. Poi ce n'è un secondo, che va a coloro che fanno calcio sul territorio, a ciò che diceva anche il mister poc'anzi, insomma, cioè a tutti coloro che militano nel mondo del calcio, del pallone, insomma. Laddove si cura ognuno il proprio orticello, laddove c'è, secondo me, come diceva pure poc'anzi Nicola, talmente poca informazione anche per quanto riguarda gli organi o per quanto riguarda guardarsi un bilancio della propria società o agli organi, magari di riflesso andarlo a vedere magari in federazione, queste autopistiche non ci vanno. Ma dico, io faccio un discorso più semplice, ecco perché io dico, se noi siamo sempre i più poveri del sud e resteremo sempre tali, perché arriviamo sempre dopo gli altri. Arriviamo sempre ultimi, ma magari arrivare secondi, e faccio un discorso molto più stupido. E parlavate di Rimini e Riccione, parlavate di programmazione a secondo i territori, ma scusatemi, a Rimini e Riccione fanno i campionati laddove noi dobbiamo andare a giocare, laddove noi andiamo e cacciamo i soldini per farlo durante il periodo pasquale dei tornei che il clima, insomma, lo consente, lo permette, forse anche rispetto al nord, e si va a giocare in quei posti. Ma risulta qualcuno che lo faccia in questi posti? Se non l'unico posto laddove si è fatto per un po' di anni è stato Agropoli, e lo faceva in Vespa. Mi pare che non esistano più, non ne parliamo a livello internazionale, perché l'Alta Italia fa. E sono soldi, anche quelli che si muovono per delle... Perché arrivano 300-400 ragazzi, 1000 ragazzi. Ci sono delle aperture. Siamo indietro anche in questo, proprio perché... Intanto io credo che la buona dose sia l'incompetenza da parte un po' di tutti, di tutto il sistema, ecco perché non si va. Ovviamente chi sta su fa i propri affari da un punto di vista logistico, da un punto di vista forse anche economico, perché girano tanti soldi, perché pagano le società per arrivare. Cioè, noi andiamo a vedere quanto costa l'iscrizione a un campionato. Guardate che giro di soldi c'è. Adesso andiamo avanti velocemente con i campionati, perché la polemica va bene, è ottima. E andiamo dei giovanissimi provinciali under 14, girone B, risultati della 19ª giornata, perché poi noi diamo spazio ai ragazzi. Le gare del 18 marzo: Bellizzi Cavese 0-5, Cilento Academy Field di Eboli 4-1, Millennium Salerno Olympic Salerno 4-5, Nemea Gelbison 2-1, Salernitana Real Palomonte 7-1, Scuola Calcio Spes Ponte Cagnano 3-2, classifica dopo la 19ª giornata, la Salernitana con 51 punti, Cilento Academy con 45, Nemea 32 insieme a Olympic Salerno, 31 per la Gelbison, Cavese 27, Scuola Calcio Spes 26, Feldi Eboli 23, Millennium Salerno 18, Bellizzi Calcio 17, Real Palomonte 14, Ponte Cagnano 12,
conclude la classifica il Baronessi con 3 punti. La cosa bella era questo derby che si è giocato sul campo di Sapri, dove la compagine di mister Di Vibonati, scusami, sì, Di Vibonati, dove la compagine di mister Bifano si è imposta per 2-1, era un derby importantissimo. I marcatori sono stati Bifano e Pellegrino per il Nemea e Carracino per la compagine della Gelbison. Sicuramente ero presente, purtroppo do una mano a Michele Tortoretto che è il mister, e diciamo abbiamo fatto una buona gara come Gelbison, solo che forse a livello un po' agonistico il Nemea è stato un po' superiore. Diciamo che non ci hanno concesso, devo dire che non me la prendo mai con gli arbitri, ma devo dire questa volta che non ci hanno concesso forse un rigore sacrosanto, ci ha un po' condizionato, ci ha un po' innervosito. Siamo andati in vantaggio noi e poi dopo loro hanno pareggiato, ma sul vantaggio nostro il signor arbitro non ci ha concesso questo rigore che a mio modo di vedere era sacrosanto. Perciò comunque dopo c'è stato appunto, dicevo, questo nervosismo da parte dei ragazzi e abbiamo poi preso il gol della sconfitta per 2-1. Ecco, anche se è stata una bella partita, domanda, una buona. Ci sono dei ragazzi secondo te che sì, ci sono dei ragazzi che comunque manca un po' lo stile di vita di questi ragazzi, perché forse alcuni non si rendono conto di quello che stanno affrontando, non c'è poco un lavoro analitico tra famiglia, scuola, calcio o quello che sia, però devo dire che ci sono delle buone qualità, ripeto, però bisognerebbe andare un po' a riguardare nello specifico per la crescita di questi ragazzi, perché prepararli anche, dicevo, deve esserci proprio uno stile di vita per i ragazzi che devono fare calcio. Non è tutto dovuto, manca lo spirito del sacrificio, manca lo spirito delle rinunce, vogliono fare troppe cose, cioè il mio modo di vedere, la mia esperienza posso dire questo. Diciamo che manca poco, però manca qualcosa di importante, un qualcosa di che le società devono lavorare parecchio, e anche i ragazzi ci devono mettere molto del loro, perché sono un po' portati all'obiettivo, però senza forse troppi sacrifici. Bene. Pellegrino, che ha realizzato tanti gol, che ha realizzato anche nella partita che stiamo analizzando, come lo hai visto? No, io ho visto a livello agonistico bene, a livello, diciamo, a livello qualche buon giocatore. Pellegrino è nel Nemea, quindi. Com'è? Nel Nemea, Pellegrino. Sì, 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 no, devo dire che ho visto anche dei giocatori a livello tecnico preparati e con un grande margine di miglioramento, perciò voglio dire, questo fa ben sperare. Lavorare insieme, diciamo così, sullo specifico, sulla tecnica individuale, sulla tecnica di squadra, penso che comunque seguire bene questi ragazzi qualcosa si può ottenere. Il mio punto di vista, perché ho visto delle buone qualità, anche perché un girone abbastanza anche questo di buona tecnica. Sì, no, e allora devo dire che se c'è questo impegno da entrambi le parti, le società, gli istruttori, gli allenatori e tutto, dobbiamo però impegnarci un po' tutti per migliorare questi aspetti. Franco La Terza. Sì, no, io volevo, mi ha rubato la domanda Nicola, perché era sì, infatti, è da tempo che volevo sapere di questo Pellegrino, però esaudiente ovviamente la risposta. Io vorrei un attimino tornare al Nemea e dire ha fatto un grandissimo lavoro, insomma, la società tutta, sì, verso Franco Bifano verso questi ragazzi, perché intanto sono, credo, quarti in classifica, anche se c'è la Salernitana che non credo faccia classifica, la prima. Dovrebbero essere terzi, se io non. Però vabbè, sì, sì, c'è la Salernitana 1919, non credo che non faccia classifica la Salernitana, non è così? Penso di no, però. Pensiamo di no, ma nel caso sono terzi, perché c'è il Cilento Academy con 45 punti, Olimpic Salerno 32 e Nemea Calcio 32. Questo per dire che ci sono due squadre e due o tre società forti, il Salernitano, che sono davanti. Però avere, ecco, un punto in più rispetto al Nemea credo che sia un grosso motivo di vanto, perché Nemea sappiamo essere, e la Gelbison sappiamo essere blasonata, sì, sì, come sì. Società, quindi per la Nemea, che è rimasta forse una delle poche a Sapri, sì, è già sì, grosso, no, motivo. Ma ce ne sono anche altre che seguono proprio questa scuola calcio del Saprese, quali la Cavese 1919, che è ancora più dietro, scuola calcio Spes,
Eboli, Bellizzi ed altre realtà che sono molto importanti. Interrompo perché dobbiamo parlare dell'altro girone dove praticamente... Scusa Franco, se ti potevo no, volevo dire dalla Gelbison, che comunque è una società che qui nel Cilento è dalla Serie D ai piccoli amici, devo infatti, dire che... adesso vediamo l'altro campionato e quindi con la vittoria della Gelbison. Adesso andiamo a vedere il campionato Under 15, girone C, dove l'ultima giornata Poseidon Scario 0-2, Fevian Soccer Sporting Sala Consilina 2-1, Gelbison Vallo Indomita 3-0, Santa Maria Sport Zone 6-0, Ricigliano Civisport 1-1. Classifica finale dopo l'ultima giornata: Gelbison vince il campionato con 54 punti, segue arriva seconda, accede ai playoff Polisportiva Santa Maria con 42, poi chiudono la Fevia Soccer a 37, Sporting Sala Consilina e Indomita 33, Civisport 25, Sport Zone 18, Ricigliano 14, 6 punti invece per Sporting Scario e Atletico Poseidon. Quindi questi sono i finali, però andiamo ad analizzare le partite. Noi abbiamo delle bellissime immagini che mi ha inviato Antonio Pagano della Gelbison. E poi vedremo delle immagini anche per quanto concerne la compagine dello Sporting Sala Consilina nella gara che ha giocato sul campo della Fevian Soccer. Qua il Morra di Vallo della Lucania, dove si è giocata la partitissima, dove la Gelbison ha vinto definitivamente il campionato e ha festeggiato con questa gara un risultato netto 3-0 con una doppietta di Cosenza e un gol di Viterale. Atletico Poseidon invece Scario è finita 0-2, dove hanno realizzato una doppietta Antonino Cartolano. Fevian Soccer Sporting Sala Consilina invece per il Fevian Soccer ha realizzato Alagia e Grassano, invece per la compagine dello Sporting Sala Consilina, qua stiamo vedendo le immagini proprio della gara tra la compagine della Gelbison e dell'Indomita. Per quanto riguarda invece il gol che ha realizzato la compagine dello Sporting Sala Consilina, è stato realizzato da Gino De Cono per questa marcatura. 6-0 dello Sporting Santa Maria contro lo Sport Zone. Per il Santa Maria realizzato, c'è da sottolineare il risultato importantissimo: 18 gare, 14 vittorie, 4 sconfitte, nessun pareggio, gol fatti 90, gol subiti 27, 52 gol fatti in casa, 38 in trasferta. Poi vi faccio notare dopo la Gelbison i numeri che ha fatto. E invece il Ricigliano Civisport è finita 1-1, hanno realizzato per il Ricigliano Serritella, per il Civisport Guagliacci. Invece la Gelbison, che state vedendo i festeggiamenti finali per la vittoria, 18 gare disputate, 18 vittorie, 97 gol fatti, 10 subiti, 52 gol fatti in casa, 52 fuori casa e 45 in casa. Vittoria del campionato per la compagine di mister Giovanni Bianco, a cui vanno i nostri complimenti insieme a tutta quanta la dirigenza della Gelbison, e un grazie particolare da parte mia va ad Antonio Pagano per le notizie che puntualmente ci riferisce ogni settimana. Mister. Sì, devo dire che è una squadra che ho visto da vicino, perché ogni tanto, qualche volta mi è capitato anche di seguire per quanto magari il mister Bianco non era presente. Devo dire che ha fatto un ottimo lavoro, ci sono dei ragazzi importanti e perciò questo fa ben sperare. Devo dire che ha fatto un campionato, come i numeri che hai detto, veramente eccezionale. Diciamo che la qualità, 5-6 squadre, devo dire che l'ho visto veramente una buona qualità. Però anche nella Gelbis ci sono un paio di elementi dove sicuramente fanno la differenza, e gli auguriamo di fare una buona carriera, perché veramente qualcuno è già sulla buona strada. E poi, se mi permetti, volevo fare un in bocca al lupo a Gino De Cono, che è stato un ragazzino che un po' di anni fa ho avuto il piacere di allenare, e gli faccio un in bocca al lupo per il suo proseguo, e gli auguro tutto il bene di questo mondo calcisticamente. Grazie. Benissimo. Franco, la terza. No, volevo dire le altre squadre. Abbiamo visto queste bellissime immagini. Se c'è la possibilità di vedere anche quelle là del... ecco qua, quelle dello Sporting Sala Consilina, voglio ringraziare Michele Vignola per queste immagini. Sì, le altre squadre di cui parlava il mister sicuramente saranno la Polisportiva Santa Maria, il Fevian Soccer, lo Sporting Sala Consilina fino all'Indomita, perché ha 33 punti, penso che si riferiva a quelle.
perché sono le 3-4 squadre subito dopo la Gelbison. Gelbison che ha finito con 54 punti, è un grande campionato. Il Polisportiva Santa Maria con 42, anche lo Sporting Sala Consilina si è difeso e ha chiuso con 33 punti insieme all'Indomita. Poi vengono il Civil Sport con 25 punti, lo Sport Zone, il Ricigliano, lo Sporting Scario e l'Atletico Poseidon 6 punti a testa. Io farei i complimenti anche a quelle che sono le squadre di coda, perché parliamo di solito sempre delle prime della classe, soprattutto Scario, perché non a campo sportivo è talmente frazionato che veramente è difficile riuscire a trovare i ragazzini, sì, anche per fare i complimenti, si allenano a Fibonacci, perciò addirittura si allenano qui, quindi facciamo i complimenti anche alle squadre della... Sicuramente, non questo bravo Franco, è giusto anche dare merito a queste società. Velocemente andiamo a vedere i risultati invece degli allievi regionali, che ci siamo allungati tantissimo. Under 17, girone B, risultati della 21ª giornata, le gare sono quelle del 18-3-2019, Secondigliano Mariano Keller 2-2, Bacoli Sporting Sala Consilina 3-0, Giffoni Giuseppe Gallozzi Grippo Benevento 2-0, Juve Stabia Puteolana 3-1, poi abbiamo Real San Felice Almaverde 0-2, è riposato la compagine Virtus Diomede. Classifica dopo la 21ª giornata: Almaverde 42 punti, Juve Stabia e Mariano Keller 37, Grippo Benevento 36, Virtus Diomede 30, Puteolana 29, Secondigliano 28, poi abbiamo Bacoli 22, Sporting Sala Consilina 18, Real San Felice 14, Giuseppe Gallozzi invece 3 punti. Qua praticamente c'è la sconfitta dello Sporting Sala Consilina per 3-0, risultato netto. Noi andiamo all'altro campionato, facciamo vedere subito la classifica finale per quanto riguarda la Juniores regionale Under 19, come è finito il campionato, dove la classifica la vedete: Buccino 58 punti, Polisportiva Santa Maria 40, Sporting Sala Consilina 36, Agropoli 35, Calpazio 32, Campagna 32, e questi sono i risultati, la classifica finale. Buccino insieme a Santa Maria e ad Agropoli accedono alla fase finale. Questo era l'ultimo campionato che abbiamo. Adesso c'è invece un altro campionato, la Juniores Nazionale, dove c'è un risultato importante, dove vedrete che la Gelbison è riuscita a pareggiare contro il Francavilla, quindi un risultato importantissimo, è arrivato a 5 punti. Juniores Nazionale, risultati: 25ª giornata del 16-3-2019, Cavese Pomigliano 1-1, Gelbison Francavilla 1-1, Granata a Zeto Picerno 1-0, Nocerina contro Rotonda Calcio 1-1, Nola Calcio Avellino 1-3, Portici Sorrento 0-0, poi abbiamo Sarnese Gragnano 3-3, Turris Savoia 1-0. Questi sono i risultati, la classifica è rimasta invariata, dove praticamente ha allungato l'Avellino sulla Cavese e dove la Gelbison ha raggiunto il quinto punto in classifica. Mister, sì. Dopo parleremo del torneo di Pasqua. Qua praticamente la Juniors, qua stiamo parlando di giocatori under che fanno parte della prima diciamo squadra. Diciamo che è una categoria che seguo poco, però devo dire che anche qua ho visto poche partite. Devo un attimino seguire un po' di più questa categoria, perché mi occupo un po' delle fasce un attimino più giovani. Però visto che anche qui come squadre sono un po', come numero sono più limitati, perciò comunque è un buon campionato, è anche una fascia di età dove ci sono anche delle difficoltà così a livello di ragazzi a reclutarli, perciò gli facciamo i complimenti, perché anche loro si sacrificano per portare avanti questi campionati. Qui abbiamo la Gelbison, che non è andata benissimo purtroppo in questo campionato, probabilmente, però ci sono anche tantissime società, ha vinto questo campionato, insomma, l'Avellino che non c'è bisogno che stiamo, l'abbiamo detto, insomma, è una squadra, è una società che si è ripresa ex novo, perché dopo il fallimento l'Avellino, insomma, ha rimaginato il gioco. Per quanto riguarda i due precedenti invece i campionati che abbiamo visto, sia la Juniores, parliamo soprattutto del Sala Consilina, abbiamo visto che in uno il Buccino ha dominato, e questo l'abbiamo detto anche la settimana scorsa, addirittura l'abbiamo detto anche, credo Nicola, che abbia pareggiato forse solo una partita il Buccino, se non ricordo male, di quella si era quasi dispiaciuti con tantissimi gol. Quindi ha avuto una squadra, insomma, lì laddove non ci sono stati rivali dalla prima del campionato.
Allora, con mister Capuano dobbiamo parlare di un torneo organizzato dalla Scuola Calcio Carmine Speranza che avrà luogo a Pasqua 2019, praticamente giorno 23 aprile 2019 presso, infatti state vedendo adesso la grafica, presso l'impianto Carmine Speranza di Torre Orsaia, riservato alle categorie giovanissime, esordienti, pulcini, primi calci e piccoli amici. Praticamente il raduno è alle 9 di mattina, poi nella seconda parte si pranza ai ristoranti e sì, poi c'è anche una cosa importante per i bambini in piazza Lorenzo Padulo. Ci sarà comunque una dimostrazione sul defibrillatore con dei manichini che i ragazzi comunque possono comunque conoscere questa situazione, perché è importante. Sapete che questa associazione è nata su una disgrazia del figlio di Carmine Speranza, di Lorenzo, di Alfonso Speranza, che Carmine, diciamo, era il figlio che è morto così sul campo, e lui ha avuto questa forza, sia lui che la moglie, che è presidente dell'associazione. E perciò devo dire veramente che io collaboro tantissimo, perché ci credo a queste cose, è veramente una cosa importante. E perciò è una giornata dedicata allo sport e anche, diciamo, quello che può essere. Infatti stiamo vedendo l'immagine di questo intervento dei ragazzini, che comunque possono dare una mano a salvare delle vite umane. Sì, e poi avere la conoscenza, diciamo, di questo, e devo dire che l'associazione sta veramente facendo tantissimo per questo progetto. E abbiamo visto sui campi anche ultimamente qui nel Golfo di Policastro, dove anche una persona adulta, che è successo, avere la conoscenza, penso che riusciamo a salvare delle vite umane. Anche nelle scuole. Allora, la cosa fondamentale è un'altra, Franco. Prima parlavamo di organizzazione, di eventi, di momenti in cui portare le persone nel nostro territorio, e questo è uno dei motivi. A parte tutto, che si riesce a stimolare i ragazzi verso degli argomenti importanti, ma poi ci sarà anche un movimento a livello a Torre Orsaia, arriveranno tantissime squadre, i ristoranti lavoreranno. Quindi c'è da fare i complimenti ad Alfonso Speranza e tutta l'organizzazione che c'è dietro, perché significa che sono persone che si stanno muovendo e stanno cercando di dare un input per la crescita e lo sviluppo in questo momento economico, ripeto, drastico in cui viviamo. Ci sono delle persone che si stanno impegnando a stimolare i ragazzi, a farli crescere, ma soprattutto anche a dare una valenza economica a quello che fanno, Franco. Con quel paese. Questo è importante, io non sapevo nulla di questo progetto, l'ho saputo adesso e mi complimento, insomma, prima col mister e poi con l'organizzazione tutta. Ci fosse la possibilità di dare un premio nel Golfo di Policastro, un cavalieriato o qualcosa del genere, io lo darei ad Alfonso Speranza. Perché l'abbiamo dato nel 2012, anche il premio all'altro calcio. Perché sta facendo un lavoro immane, credo, è un lavoro utilissimo per veramente quel lavoro che sta facendo lui, è a disposizione a salvare la vita di altre gente che tante volte per una stupidaggine potrebbe perdere, ecco, la vita. Invece loro stanno facendo a livello didattico, a livello dimostrativo, a livello di impegno straordinario, e faccio i complimenti a quest'uomo, che veramente, alla moglie, a tutta, insomma, che veramente meritano tanto. E poi volevo chiedere proprio questo al mister: è un torneo che vede ovviamente impegnati poi i ragazzi anche da un punto di vista dell'informazione, da apprendere qualcosa da questo punto di vista, utilissimo anche per questo, per quanto riguarda la didattica, direi, ma anche l'importanza. Quindi verranno molte squadre anche da altri posti, sì, d'Italia o del comprensorio? Diciamo, Campane anche, mi sembra, una squadra o due della Calabria. Perciò voglio dire, è aperto, perciò diamo modo, come diceva giustamente Nicola, anche al paese e a tutto, diciamo, di dare modo di queste aperture che fanno solo bene al nostro territorio, no? Diciamo che sono iniziative veramente che sono utili per tutti, e sono le aperture, diciamo, per i paesi, per tutto, i ristoranti, i commercianti, cioè. Questo è. E dura quanto tempo dura questo torneo? No, una giornata. Una giornata, 23. Però
cerchiamo di ripeto, è una giornata dedicata un po' allo sport e anche a questa iniziativa dell'associazione. Di sensibilizzare i ragazzi. E chi sta intorno. E di conoscere anche quello, perché salvare delle vite è importante. Perché ci stanno tantissimi posti dove il defibrillatore ancora infatti, non è presente. Infatti i campi mi sembra che adesso si stanno anche organizzando, però ancora non c'è. Però in non tanti tutti posti gli impianti. Anche perché quando c'è una partita di calcio, non so, è importantissimo questo, perché insomma c'è un contatto fisico. Ma in talune situazioni lo stanno anche imponendo. Vi devo interrompere perché abbiamo incombenza di interrompere. L'argomento lo possiamo continuare anche se volete, però la linea va a Lorenzo Picarelli, consigli della regia, seguiteli attentamente i nostri inserzioni pubblicitari. Grazie. Seconda parte della puntata numero 428, partiamo subito con la prima categoria, girone F. Andiamo ad analizzare quelli che sono i risultati della 23esima giornata, dove Gregoriana e Rayon è finita 1-1, Procogliano Rofrano 0-1, Real Agropoli Sassano 2-3, Real Postiglione Atletico Pisciotta 1-2, Real Bellizzi Licinella 1-1, Alfanese Ciceralterra dei Ceci 1-5, Golfo di Policastro Polisportiva Santa Maria 5, Santa Maria Polisportiva Marina 5-2, Velina Real Palomonte 1-0, per una classifica che vede il Velina solitario in testa insieme al Real Bellizzi con 49 punti, Velina una partita in meno da recuperare contro il Licinella, Sassano 48, Golfo di Policastro 46, Rayon 41, Licinella appunto 38 insieme a Postiglione, 30 punti per l'Agropoli, poi abbiamo Real Palomonte 29 insieme a Atletico Pisciotta, Cicerale 27, Rofrano 23, Polisportiva Santa Maria 21, Procogliano e Gregoriana 19, chiude la classifica oramai retrocessa, Alfanese con 7 punti. Per il prossimo turno le gare saranno quelle della 24esima giornata, Atletico Pisciotta, Rofrano, Cicerale dei Ceci, Velina e Rayon Real Bellizzi, Licinella, Procogliano, Polisportiva Marina contro Alfanese, Real Postiglione Golfo di Policastro, Sassano Gregoriana, Real Palomonte contro Real Agropoli. Qua praticamente c'è da sottolineare questi risultati importanti, una vittoria che è scontata nella vigilia, quella della Cicerale, l'ottava del Cicerale in questo campionato contro la 18esima sconfitta dell'Alfanese 1-5, dove per l'Alfanese ha realizzato Luca Lombardo, un 5-2 del Golfo di Policastro, vittoria 14 per la compagine di mister Antonino Sparacio. Marcatori per il Marina sono stati Sasà Esposito e Kennedy, invece per il Golfo di Policastro doppietta di Luca Speranza, gol di Salomone e doppietta di Pellegrino. 1-1 invece Gregoriana e Rayon, il quarto pari per la compagine della Gregoriana, quinto per la compagine delle Rayon. Arbitro della gara è stato Simone Maurino per quanto concerne questa partita. Procogliano Rofrano invece finita 0-1, 12esima sconfitta in quinta in casa per il Procogliano, Rofrano invece seconda, vittoria in trasferta, ne ha realizzate 6 in casa. Marcatori per la compagine del Rofrano è stato Pasquale Lettieri su assist di De Servi. Risultato giusto, crolla il Procogliano nel secondo tempo e quindi viene fuori la freschezza atletica della compagine di mister Pompeo, che riesce a concretizzare e a portare a casa un risultato importantissimo, direi fondamentale per quanto concerne la griglia play-out. Real Agropoli Sassano invece settima sconfitta, di cui terza in casa per l'Agropoli, 14esima vittoria, invece ottava in trasferta per il Sassano. Sassano che addirittura ha vinto 8 volte in trasferta, solamente 6 volte in casa. Marcatori per il Real Agropoli, una doppietta di Valente, per il Sassano doppietta di Busillo, gol di Perna, il centrocampista esperto del presidente Ricciardone. 1-1 invece del Real Bellizzi contro il Licinella, quarto pari per il Real Bellizzi, secondo per il Licinella, per il Bellizzi ha realizzato Cingolo, per il Licinella Serrone. 1-2 invece Real Postiglione Atletico Pisciotta, settima sconfitta per la compagine del Postiglione,
prima in casa, nona vittoria, terza in trasferta invece per quanto riguarda l'Atletico Pisciotta. Marcatori per il Postiglione il bomber Pagano, mentre per il Pisciotta hanno realizzato Caputo e Ranavolo. Complimenti a mister Armida per questa vittoria importantissima. 1-0 invece del Velina sul Real Palomonte, quindicesima vittoria, decima in casa per la compagine del Velina, solo 5 le vittorie in trasferta. Real Palomonte, decima sconfitta. Marcatore è stato il bomber De Marco. Franco la terza. 27 sono stati i gol segnati in questa fine settimana per queste ultime 6-7 partite che rimangono di questo campionato di prima categoria, direi più che scoppiettante. Mi viene in mente sempre ovviamente Cammarano, lo dissi anche la volta scorsa quando diceva che è importante vedere i play-off, ma credo che sia importantissimo veramente vedere chi ci arriva a fare i play-off, perché è ancora tutto aperto, ci sono state delle... è un campionato questo che presenta varie sfaccettature ogni fine settimana. Posso interrompere un attimo? La settimana prossima ci sta la partita fondamentale, che è quella del Golfo di Policastro sul campo del Postiglione. Però vedi, è talmente contraddittorio, perché è difficile pure fare un pronostico. Questo Golfo di Policastro che qualche settimana fa ha subito una sconfitta, forse proprio in una partita di recupero, poi si è ripreso alla grande, ha battuto 5-2 il Velina, il Marina che ultimamente comunque stava giocando sicuramente meglio della prima fase di questo campionato. E gioca col Postiglione, quel Postiglione che ha qualche punto in meno, potrebbe rientrare proprio forse con la vittoria sul Golfo di Policastro, ma è stato sconfitto in casa per 2-1 dall'Atletico Pisciotta. Ecco queste doppie facce, diciamo, tra queste squadre, anche con la vittoria dello stesso Velina, io credo, sulla Real Palomonte per 1-0 proprio di misura, forse le vere novità potrebbero, e lo lancio così, e col punto interrogativo, essere veramente il pareggio del Real Bellizzi, potrebbero realmente essere il Sassano e il Golfo di Policastro. Credo che l'ambiente Ricciardone e l'ambiente Sparacio se lo augurano di cuore. Certo sarà bello vederlo fino alla fine, perché non ci sarà solo Golfo di Policastro, ma c'è anche questo Licinella Velina, che giocherà, che può rientrare, c'è anche una partita di recupero. Sarà bello forse commentarlo ancora di più dalla domenica prossima, dalla prossima settimana, andando fino alla fine. Ecco, tutti quanti sperano nella vittoria del Licinella contro il Velina, in caso in cui questo Velina, questo Licinella vinca il campionato, è riaperto, è entrato in gioco anche sia Golfo di Policastro che Sassano, che Bellizzi possono puntare alla vittoria finale di questo campionato. Ma mister, un campionato avvincente a livello playoff, ma vincente anche a livello playout. Io pregherei Lorenzo di mettere di nuovo la classifica, dove andiamo a vedere in arancione le squadre che sono nei playout, dove ci sono Rofrano e Marina, che a questo punto giocherebbero i playout in casa contro Procogliano e Gregoriana. Rofrano contro Gregoriana e Polisportiva Marina Procogliano, ma li giochi in casa con due risultati a favore a fine tempi supplementari. Quindi l'Alfanese è retrocesso oramai, logicamente ha fatto una scelta fondamentale già dall'inizio ed è retrocessa, però avvincente questa vittoria in trasferta del Rofrano, quindi Rofrano e Marina possono giocarsi i play-out in casa a parte le altre. Diciamo che da due risultati, come tu giustamente dicevi, voglio dire, questa è una categoria dove la seguo poco, ma non perché non la voglio seguire, perché sono impegnato con i giovanili la domenica, allora, però ho visto come voglio dire, diceva anche Franco, delle squadre che magari fanno un certo periodo, fanno dei risultati utili, dei buoni risultati, dopo ci hanno magari... vedo molta equilibrio. Quello che dicevi però nella fase, poi Rofrano avendo giocare in casa, e chi gioca in casa c'ha due risultati, penso che comunque un minimo di vantaggio c'è. Mi dispiace per l'Alfanese, perché sono andato anche a vederla qualche volta che gioca a Torre Ossaia, però vabbè, gli facciamo gli auguri di risalire al prossimo campionato. Bisogna fare i complimenti al Marina, nonostante la sconfitta contro la compagine, perché sia il lavoro del presidente ma anche il lavoro del mister si vedono. Noi abbiamo visto il Marina nella prima frazione,
della prima parte del campionato, dove, come diceva Franco, era una squadra diversa, è diventata una squadra grazie a Infantini, grazie al presidente Pezzuti, che hanno lavorato su queste squadre, e quindi bisogna fargli i complimenti, perché tutto sommato la compagine del Golfo di Policastro era una grande squadra, e poi c'erano i bomber in vena, sia Luca Speranza che Salomone che Luigi Pellegrino hanno fatto la differenza, una vittoria importantissima per il Golfo di Policastro, che si è rilanciata e ha messo un punto fermo sulla sua presenza ai playoff. E quindi importantissimo. Guarda, Nicola, io credo una cosa solo, voglio ti rubo la parola per due secondi, ma credo che tu hai parlato del Golfo di Policastro, hai parlato di Luca Speranza. Io credo che Speranza e Menda ancora infortunate, lo sappiamo, l'infortunio che ha avuto, siano veramente i giocatori che nel Golfo, nella squadra di Sparacio, faccio la differenza, centro attacco, perché sono due ragazzi molto veloci e credo tecnicamente anche ben dotati, insieme poi a Pellegrini, a Salomone, c'è anche Pellegrino che è un ragazzo molto valido, Salomone che è lì come figura forse più di peso che non è. Però obiettivamente bisogna fare i complimenti alla squadra di Sparacio, perché sta meritando quello che sta meritando, vedremo se ce la farà fino alla fine, ma obiettivamente bisogna fare i complimenti alla squadra di Policastro. Permettimi, Nicola, sì. Volevo dare un bravo a Pellegrino, perché a Luigi, che ci vediamo spesso, perciò gli chiedo spesso com'è andata, è un ragazzo che comunque si impegna tantissimo. Quest'anno sta facendo un'annata fantastica. Perciò un bravo e un bocca al lupo a Luigi. Benissimo, noi passiamo alla seconda categoria, andiamo a vedere quelli che sono i risultati della 21ª giornata per quanto riguarda il girone E, dove praticamente si è giocato Laurino Noviveglia 4-0, Ralvatolla Stella Cioffi 1-1, Cellarum Lendiscosa 3-2, Certosa di Padula Corno d'Oro 1-3, New Massa Athletic 3-2, Real Laura Real Bianca 3-0, Folgore Acquavella Acciaroli 1-3. Poi abbiamo la classifica, dove Acciaroli è in vetta solitario con 52 punti, c'è il Corno d'Oro con 50, Lendiscosa 47, poi abbiamo New Massa 37, Laurino 36, Real Laura 33, Noviveglia 31, 30 per il Torchiara, 29 Folgore Acquavella, 26 per la compagine del Cellarum, Real Vatolla 17, Certosa di Padula 14, Stella Cioffi 13. E come vedete Real Bianca con 3 punti. Vedete che praticamente io chiederei a Lorenzo di lasciare un attimo questa grafica, perché l'Acciaroli è attualmente in testa. Attenzione, non ci sono play-off, c'è la finale tra Corno d'Oro e Lendiscosa. Però se il New Massa recupera un altro punto alla compagine del Lendiscosa, rientra in gioco anche il New Massa. Adesso non c'è playoff. Andiamo avanti, il prossimo turno, le gare della 22ª giornata, Acciaroli Certosa di Padula, Cellarum Real Laura, Corno d'Oro Laurino, Lendiscosa Torchiara, Noviveglia New Massa, Real Bianca Real Vatolla, Stella Cioffi, Folgore Acquavella. Qua abbiamo delle immagini che ci ha inviato Gerardo Lobosco relative proprio alla gara tra il Padula e il Corno d'Oro. Mentre vediamo queste immagini, c'è anche un gol, il primo del Corno d'Oro, andiamo ad analizzare la partita più importante, la analizziamo alla fine perché questo c'è la Roma Lendiscosa. Andiamo ad analizzare il Real Vatolla Stella Cioffi, che è finita 1-1, secondo pari per il Real Vatolla Stella Cioffi, primo pareggio. Marcatori sono stati Malandrino e Anzalone per il Stella Cioffi. Per quanto riguarda invece 3-0 tra il Real Laura e il Real Bianca, andiamo alla 10ª vittoria per quanto riguarda il Real Laura e la 20ª sconfitta per la compagine del Real Bianca. 3-2 invece New Massa contro Athletic Torchiara, si è rilanciato il New Massa con l'11ª vittoria, 7ª sconfitta invece per l'Athletic. Per il New Massa hanno realizzato Guida, Veneri e Sant'Angelo. Marcatori per il Torchiara, una doppietta di Pezzoni. Per quanto riguarda il Laurino, una vittoria netta sabato con un risultato che non dà scampo alla squadra
di Massimo Sirignano, un 4-0, undicesima vittoria per la compagine del Laurino, ottava sconfitta per la squadra del Novivelle che nonostante giochi bene non riesce a concretizzare questi risultati importantissimi, tre gol di Coccaro e un gol di Marotta. Invece Folgore Acquavella contro Acciaroli è finita 1-3, decima sconfitta per la Folgore, 17ª vittoria per la compagine dell'Acciaroli. Per la compagine di casa, vale a dire l'Acquavella, ha realizzato Cicerelli. Invece marcatori, una doppietta di Santo Nicola e un gol di Vassallo per la compagine dell'Acciaroli. Stiamo vedendo la partita proprio tra Certosa di Padula e Corno d'Oro, finita 1-3, 13ª sconfitta per il Padula, 16ª vittoria invece per il Corno d'Oro. Le reti per il Corno d'Oro sono state realizzate una doppietta di Peccia e un gol di Picarone. La partita più importante della settimana era quella tra il Cellarum e l'Endiscosa, è finita con il risultato di 3-2. Per il Cellarum hanno realizzato una doppietta Nicoliello e un gol De Angelis, per il Endiscosa Di Luca e Dinca. L'ottava vittoria per il Cellarum, quarta sconfitta invece per il Endiscosa. Qua tutto sommato è un passo indietro dell'Endiscosa, avete visto anche la classifica, è a rischio anche la finale playoff, perché praticamente come adesso la classifica si giocherebbe la finale sul campo del Corno d'Oro tra Corno d'Oro e l'Endiscosa. Se il New Mass, come vi dicevo, riesce a recuperare un altro punto all'Endiscosa, deve giocare prima l'Endiscosa-New Mass e poi deve giocare la vincente contro il Corno d'Oro. Quindi una cosa è disputare la finale e una cosa è disputare invece una gara precedente per via mister anche dei giocatori, infortuni, squalifiche e tutto il resto. Quindi un Endiscosa che ha giocato contro il Celle, dove un Celle determinato a portare a casa questa vittoria, dove Nicoliello, migliore in campo, ha realizzato una doppietta. E Nicoliello è un giocatore esperto. Fa piacere per gli amici di Celle, perché seguo spesso. Devo dire che hanno espresso un buon gioco e mi sembra UMass anche, gli faccio i complimenti perché col mister ogni tanto seminiamo la partita, analizziamo la partita, perché si allena sul campo a Vallo dopo che noi abbiamo fatto gli allenamenti e ci confrontiamo, è una persona veramente capace, e gli faccio un bocca al lupo perché riesca magari. Quella è una delle persone che io vedo a livello federale, perché è una persona che è bello e è di calcio ne sa, e poi c'è questa ambienza di vedute calcistiche che è bello parlare insieme, e perciò gli faccio un bocca al lupo per il punto che gli manca. Ecco, Franco Latessa. Sì, 27 sono stati i gol, questo è un altro campionato avvincente, soprattutto per quanto riguarda gli scontri al vertice, qui in questo caso per le tre della classe che abbiamo seguito partita per partita all'inizio campionato. Oggi sono rimasti l'Acciaroli Calcio, che ha ripreso la vetta con 52 punti, poi c'è questo Corno d'Oro con 50 punti e l'Endiscosa 47, brutta la sconfitta per 3-2 col Cellarum. Una squadra come l'Endiscosa non può, che ha ambizioni a vincere il campionato, non può certo perdere, ma il bello del calcio è pure questo, si gioca e mai i risultati sono qualcosa di predestinato. E poi c'è questo New Massa, che come diceva Nicola, al momento per questione numerica non può entrare nella lista playoff. New Massa che io credo, guarda Nicola, tra le squadre di testa abbia il compito più delicato, perché questo New Massa deve giocare fuori casa con Novivelli e sappiamo che è il derby. È un derby e Novivelli in casa non è proprio da buttare. Poi va a giocare col Corno d'Oro, che sicuramente gioca in casa col Corno d'Oro, ma il Corno d'Oro è una squadra che deve comunque tenere il suo ritmo, a meno che non faccia stavolta il favore all'Endiscosa, qualora faccia risultato. E poi deve giocare fuori casa con l'Acciaroli. Tre grosse partite, le prime tre, forse un po' meno proibitive le ultime due, visto che gioca in casa con lo Stella Cioffi e fuori casa col Real Bianca. Ecco, io credo che tra le squadre di testa, tutto sommato, teniamo in considerazione che l'ultima di campionato, vale a dire fra 5
partite ci sarà questo Corno d'Oro Lentiscosa, che è l'ultima di campionato. E poi, che insomma è un'altra partita che ci darà una verità. La finale playoff. Perciò dico, tutto sommato, vedremo se, come andrà a finire, sarà vincente. Credo che fare un po' dei pronostici sia azzardato. Qualora finisse così, come io credo che molto probabilmente possa finire, veramente ci tocca vedere questa partita con loro Lentiscosa, laddove immagino cosa possa succedere, ovviamente a livello agonistico io mi riferisco, e spero veramente che sia qualcosa di bello da vedersi, anche perché l'ambiente di Lentiscosa ci teneva a vincere il campionato, ma sarà un po' difficile credo dopo questa sconfitta. Noi gliela auguriamo comunque. Bene, noi invece con Lorenzo Picarelli ci tuffiamo nel campionato di terza categoria, andiamo a realizzare quello che è il girone D, risultati della 19ª giornata: Atletico Montesano, Real Contursi Terme 6-3, Bello Sguardo Magorno 3-0, Oliveto Citra Caggiano 4-2, Sporting Club Palomonte, Sporting Buccino 1-5, Sporting Laviano Eboli Calcio 1-4, Sporting Sala Consilina Montepruno Roscigno 2-1, ha riposato la compagine del Atletico San Gregorio. Per quanto riguarda la classifica, vediamo che la compagine di Eboli ha 48 punti, Atletico San Gregorio 38, Sporting Buccino 34, Sporting Sala Consilina 33, Atletico Montesano 31, Caggiano insieme a Atletico Laviano, Sporting Laviano 28, Oliveto Citra 20, Bello Sguardo 19, Sporting Club Palomonte 18, Montepruno Roscigno 17, Magorno 7 punti, Real Contursi Terme 1 punto. Per la 20ª giornata invece le gare sono Atletico San Gregorio, Oliveto Citra, Caggiano, Atletico Montesano, Eboli Contursi Terme, Magorno Sporting Sala Consilina, Montepruno Roscigno Sporting Club Palomonte, Sporting Laviano Bello Sguardo Calcio dovrà riposare la compagine dello Sporting Buccino. E qua abbiamo le immagini di Gerardo Miglino che noi utilizziamo per tutti e tre i gironi del campionato di terza categoria come immagine di repertorio. La gara è quella che vedete adesso sui teleschermi, sarà quella tra lo Stella Cilento e il Sant'Antuono, che ha visto la vittoria del Sant'Antuono sul campo dello Stella Cilento. Voglio ringraziare il nostro amico Gerardo Miglino. Noi analizziamo questo girone D, dove Atletico Montesano ha battuto il malcapitato Real Contursi con un risultato di 6-3, un risultato ternistico, ha visto la nona vittoria della compagine di mister Maurizio Russo contro la 16ª sconfitta in 17 gare per quanto riguarda il Real Contursi Terme. Per la compagine dell'Atletico Montesano una tripletta di San Siviero, un gol di doppietta di Moniglia e gol di Orlanno. Per il Contursi una tripletta di Di Nobile. Bello Sguardo Magorno invece è finita 3-0, quinta vittoria per la compagine dello Bello Sguardo, 15ª sconfitta per il Magorno. Marcatori sono stati Alessio, Parente e Capozzolo. 4-2 invece Oliveto Citra Caggiano, quinta vittoria per l'Oliveto Citra, settima sconfitta invece per il Caggiano. Marcatori per il Caggiano sono stati Di Stasio e Morrone. 1-5 invece la partita tra lo Sporting Club Palomonte e Sporting Buccino. Ottava sconfitta per il Palomonte, 11ª vittoria per la compagine del Buccino. Hanno realizzato per il Palomonte la rete Cruoglio, mentre per il Buccino Serritella una doppietta Roviello e a concludere ha segnato Chiariello. Sporting Laviano Eboli invece ha visto la vittoria dell'Eboli sul campo del Laviano per 4-1. Sesta sconfitta per il Laviano, 16ª vittoria in 17 gare per la compagine dell'Eboli Calcio. Laviano ha realizzato Nicastro, per l'Eboli una tripletta di Chiella e un gol di Piccirillo. Sporting Sala Consilina e invece Montepruno Roscigno ha visto arbitro Carmine Ferrara della sezione di Sapri. Decima vittoria per i ragazzi di mister Morea, nona sconfitta invece per il Montepruno Roscigno. Per la compagine dello Sporting Sala Consilina ha realizzato una doppietta Cione. Franco, la terza. Sì, 32 gol sono stati segnati in questo campionato, in questo girone di terza categoria. Vediamo che qui nei tre che analizzeremo ci sono tre squadre che hanno un po' preso il largo. Qui c'è la squadra di Eboli, l'Eboli Calcio con 48 punti e una partita in meno rispetto allo Sporting Buccino, rispetto allo Sporting Sala Consilina, all'Aviano e ad altre squadre che si trovano nella parte bassa della classifica, vale a dire Bello Sguardo Calcio, Sporting Club Palomonte
e anche il Montepruno Lucigno e il Magorno hanno 18 partite fatte, quindi l'Eboli Calcio addirittura una partita in meno. È stato ampiamente detto, insomma, da Nicola qual è l'andazzo di questo campionato. Anche qui si aspetta forse più il vedere chi arriva seconda che non chi arriva prima, però c'è questo Atletico San Gregorio che sta tenendo bene, credo, Nicola, dall'inizio del campionato e credo che obiettivamente sia la squadra titolata ad arrivare secondo, e poi seguono questo Buccino, Sporting Buccino con 34 e lo Sporting Sala Consilina che lascia ben sperare. E per quanto riguarda i goleador, al momento c'è Riviello Antonello dello Sporting Buccino che in media portano a 18 reti, sembra sia il playmaker momentaneo di questo campionato. Vedremo come andrà a finire anche in questo. Mister, generalmente la squadra che è in testa in questa fase, poi alla fine con un discreto vantaggio, ma una squadra che realizza 17 vittorie in 18 partite fa un grandissimo. Vuol dire che c'ha, sì, ma vedo tanti nomi illustri in questa, sì, in questa categoria, devo dire. Ripeto, perciò è una classifica anche abbastanza corta, perciò c'è stato un equilibrio fino a un certo punto. Dopo è ovvio che i valori si escono e devo dire che però mi fa piacere, cioè non piacere, mi dispiace anche che questi nomi illustri giocano magari in terza categoria, però vabbè, evidentemente c'è più qualità, via. Sì, il livello si alza. Noi adesso andiamo avanti con il girone E, dove la 18ª giornata ha visto Sparta Pestum Real Santa Cecilia 1-1, All Stars Lustre Calpazio 2-1, Dinamo Cilento Real Socia Montecorice 1-1, San Marco Agropoli per Di Fumo 0-0, che è un risultato da sottolineare. Dopo ne parleremo con Franco La Terza, è la prima volta che la compagine del San Marco Agropoli pareggia. Stella Cilento Sant'Antuono 1-2, Real Eredita New Generation 0-2, per una classifica che vede San Marco Agropoli con 52 punti, Real Santa Cecilia 41, New Generation 34, Sant'Antuono 30, Real Socia Montecorice 29, Sparta Pestum 27, Stella Cilento 26, All Stars Lustra invece abbiamo, che ha realizzato 19 punti, Dinamo Cilento 17, Calpazio e Perdifumo 14, Virtus Eredita 9 punti. Per quanto concerne la classifica, dopo la 19ª, cioè il prossimo turno, dopo la 19ª giornata, vedrà Calpazio, Virtus Eredita, New Generation, Dinamo Cilento, Perdifumo, Stella Cilento, Real Santa Cecilia, San Marco Agropoli, Real Socia Montecorice, Sparta Pestum, Sant'Antuono, All Stars Lustra. E qua praticamente adesso c'è da vedere proprio la partita che fa parte di questo girone, e noi continuiamo. All Stars Lustra contro Calpazio è finita 2-1, 6 le vittorie per lo Stars Lustra, 12ª sconfitta invece per la compagine del Calpazio, dove per lo Stars Lustra hanno realizzato Elia e Vaccaro, Caputo invece per la compagine del Calpazio. Dinamo Cilento, Real Socia Montecorice è un pareggio per 1-1, secondo pari per il Dinamo Cilento, secondo pari anche per il Real Socia Montecorice. Dinamo Cilento ha realizzato Enrico. 0-0 è un risultato che ho chiesto addirittura conferma a Gerardo Miglino perché mi sorprendeva. Primo pari per la compagine del San Marco Agropoli, secondo pareggio invece per il Perdifumo. Spiegandomi meglio, Gerardo Miglino mi ha detto che è stata la sagra delle occasioni sbagliate e che la compagine di casa ha fallito un calcio di rigore. Quindi il San Marco Agropoli, con un attacco fantastico, si è inceppato in questa occasione. 1-1 Sparta Pestum contro la Socia Real Santa Cecilia, terzo pari per il Pestum, secondo invece per la compagine del Santa Cecilia. Per lo Sparta Pestum ha realizzato Mascolo e Lamberti per il Santa Cecilia. 1-2 invece Stella Cilento Sant'Antuono, che state vedendo, siamo all'8ª sconfitta per lo Stella Cilento, 9ª invece vittoria per il Sant'Antuono. Quarto del primo tempo ha realizzato Tabit per il Sant'Antuono, ha pareggiato invece Lanzalotti al 22esimo del primo tempo per la compagine dello Stella Cilento, chiude definitivamente la gara al 10° del secondo tempo con la rete Filippo Maiorana, quindi la vittoria per la compagine dello Stella Cilento. Virtus Eredita invece 0-2 contro il New Generation, 13esima sconfitta per Virtus Eredita, 11esima vittoria per la New Generation. Gol realizzati da Nigro e Volpe
Vincenzo. Franco la terza, qua praticamente è un 11 punti di distacco tra... Qua è dura, 12 gol si sono segnati e veramente pochi in questa fine settimana, e abbiamo qui questa squadra del San Marco Acropoli che ci si è meravigliati non solo, credo, Nicola, ma un po' tutti e coloro che guardano con attenzione i risultati. Perché per di fumo è penultimo in classifica. Perché per di fumo è penultimo in classifica insieme alla Calpazio, credo, con 14 punti, ultimo è il Virtus Eredita. Beh, può capitare anche che una squadra, insomma, di quei livelli abbia psicologicamente, insomma, così una giornata non proprio felicissima, si è sbagliata anche un calcio di rigore, insomma non credo che si possa discutere, tantomeno penso che si possa mettere in discussione la parte play-out per quanto riguarda poi il per di fumo, infatti ha preso un punticino che forse potrebbe interessargli, non lo so Nicola se a livello play-out potrebbe interessare questo punticino del per di fumo. Non ci sono i play-out in terza categoria. Perciò in terza categoria non ce ne sono play-out. Questo mi era sfuggito, questo mi è sfuggito anche l'anno scorso, mister. Questo fatto di parlare di play-off e play-out, arrivo in terza categoria e me li perdo sempre. E quindi non è, insomma, è stato solo un calo a livello, credo, obiettivamente psicologico. Non si può parlare di una squadra che ha fatto talmente tanti risultati. E, tant'è che il Real Santa Cecilia è a 41 punti, a 41 lunghezze dietro al San Marco, e poi c'è questa New Generation che ha... la squadra che è terza in classifica con 34 punti. Per dovere di cronaca, anche qui il playmaker ha 31 gol, il capocannoniere al momento è un certo Canalonga Domenico, proprio del San Marco Acropoli. Questo, se le fonti sono veritiere, lo dice lunga per quanto sono poi almeno i realizzatori. Quasi sicuramente sì. Sicuramente sì. Mister, allora. Il calcio non si smentisce mai. Prendere una gara con un giusto approccio poi dopo ti può condizionare, e poi non sempre vince la squadra che merita, e calcio diciamo che queste cose li fa. Il bello del calcio, diciamo. Il bello del calcio, sì, perché non è sempre detto che il più forte vince, e allora diciamo che nel calcio ci può stare. Poi alla fine c'è una domanda da fare che è extra calcio, non è extra calcio, parla anche di... Parliamo anche di calcio, però devo fare una domanda conclusiva. Noi adesso andiamo all'altro girone, il girone F, per quanto riguarda il campionato di terza categoria. Quello che andiamo ad analizzare è la 18ª giornata. Le gare sono quelle tra Angellara Capitello, finita 5-0, Ascea Casalbuono 3-0, Cendola Super Santos 3-0, Buona Abitacolo Magno Cavallo 0-1, Civisport Licusati 2-0, Foria Palinuro 1-3. Per una classifica vedi l'Angellara di Mister Fariello con 50 punti, Civisport 44, Scea 32, Palinuro 31, Casalbuono 28, Buon Abitacolo 25, Capitello 22, Magno Cavallo 18, Licusati e Cendola 15, Super Santos 14, Football Club Foria 9 punti. Per il prossimo turno Capitello Buon Abitacolo, Casalbuono Civisport, Licusati Cendola, Magno Cavallo Scea, Palinuro Ancellara, Super Santos, Football Club Foria. Per quanto riguarda questo campionato, intanto rivediamo di nuovo le immagini, ci delizziamo con queste immagini di Gerardo Miglino nella fase finale per quanto riguarda il campionato di terza categoria. La vittoria netta dei ragazzi di Mister Fariello 5-0, 16ª vittoria, 8ª sconfitta per il Capitello. Marcatori sono stati Iannuzzi, Sansone, Ricchiuti, Antuoni e Antuoni Carmine. 3-0 invece per la Scea con il Casalbuono, ma questa è una vittoria a tavolino. Diciamo che è la 10ª vittoria per la Scea, 4ª sconfitta per il Casalbuono. 0-1 invece del Buon Abitacolo sul Magno Cavallo, 7ª sconfitta per il Buon Abitacolo, 5ª vittoria per il Magno Cavallo. Magno Cavallo, Franco, che ti dico, da qualche settimana sta andando bene dopo quel problema che ha avuto con il direttore di gara, e in quella partita forse ha capito che deve giocare a calcio e deve pensare a giocare a calcio. Marcatore è stato Amambù, 3-0 invece del Cendola contro il Super Santos, 4ª vittoria del Cendola, 8ª sconfitta del Super Santos. Marrazzo e doppietta di Stamatù per quanto riguarda il Cendola. Per quanto concerne Civisport Licusati, doppietta di Puglia Giovanni che ha portato a 14ª vittoria del Civisport, 11ª sconfitta del Licusati. 1-3 invece il derby tra Foria e Palinuro, 15ª sconfitta per il Foria, 9ª vittoria per il Palinuro. Per il Foria ha realizzato Ranavoro.
Invece Esposito Giovanni, una doppietta, e Greco per il Palinuro. Quindi questi sono stati i marcatori, una classifica che la dice tutta, dove l'Ancellara è in testa con 50 punti, 6 punti sulla compagine del Civisport, che cerca di mantenere a distanza anche gli avversari, ma qua distanza che vuoi, comunque i playoff si faranno. E quindi Buon Abitacolo adesso è tagliato fuori, Franco. Invece Casalbuono è entrato prepotentemente in questa fase finale dei playoff. Sì, bisogna vedere un po' la fase finale. Sono state segnate 18, qualche gol in più qui del campionato che abbiamo analizzato poc'anzi. E effettivamente il Casalbuono c'è, il Buon Abitacolo a 25 punti, poi c'è questo Palinuro 31 che ha fatto un campionato, io credo, più che discreto. E poi l'Ascea con 32 punti, l'Ancellara e il Civisport hanno fatto un campionato a parte, l'abbiamo detto, anche se si è pensato per un attimo che il Civisport potesse qualche domenica fa quantomeno arrivarci vicino, così non è stato, perché l'Ancellara prepotentemente è riuscita a vincere quello che poteva, praticamente tutto, anche in questa parte finale. Mancano ancora altre 6 partite, credo, se non vado errato. E poi non so a cosa si riferisse, però, perché ero un po' distratto, Nicola, quando diceva che bisogna giocare e parlare poco, poc'anzi. E ai Magnocavallo, praticamente Magnocavallo, che è la squadra di ragazzi richiedenti asilo, che da qualche settimana sta facendo grandi risultati. Infatti, soprattutto si sta impegnando e sta giocando a calcio, questa è la cosa importante. Giocando a calcio, sia il Magnocavallo che la Scea sono rientrati prepotentemente nella. La Scea nella griglia playoff, il Magnocavallo sta risalendo la chiesa. Infatti, e quindi giustamente, insomma, il Magnocavallo, che nella prima parte soprattutto di campionato aveva avuto un po' di difficoltà, cosa che sta avendo invece il Capitello ormai come fatto cronico, e ancora più cronico ce lo sta avendo il Super Santos quest'anno, perché è andata così. Sappiamo che in terza categoria, ce lo ricordava anche il mister poc'anzi, tante volte si gioca per divertimento più che tener fede a un campionato che abbia determinate, insomma, caratteristiche anche dal punto di vista qualitativo. Però anche qui c'è una classifica capocannonieri che al momento vede Puglia Giovanni del Civisport insieme a Ciro Russo del Casalbuono, che è il famoso Aguilera se non sbaglio, con 16 gol, 15 recchiuti a Antonio dell'Ancellara, altro calciatore famoso, e poi un po' a scendere. Questo per capire come, anche se in fase avanzata d'età, in questi campionati di terza categoria poi vanno a giocare quei calciatori che hanno conta l'esperienza, conta la grinta, la determinazione che si deve fare. Queste piccole realtà, devo dire che mi fa piacere che ci saranno giovani, meno giovani, perché in terza poi prende una fascia molto vasta, però mi fa piacere che piccole realtà riescono comunque a portare avanti anche una terza categoria, magari inserendo anche dei ragazzi giovani così e meno giovani, però devo dire mi fa piacere, ecco, che fanno questi campionati, anche se sono campionati di terza categoria. Vuol dire che anche nelle piccole realtà c'è questa voglia di calcio e di giocare. Bene, noi vediamo il campionato di promozione, poi vedremo il servizio, il punto del nostro Cristian Vitale. Risultati della 27esima giornata: Alfaterna Campagna 8-0, Buccino Centro Storico Salerno 2-2, Gifonese contro Rocchese 2-1, Picciola Angri 1-3, Salerno Babaronesi Sporting Ponte Cagnano 4-1, San Maurese Acquavella 3-1, Temerera San Manco Calpazio 2-1, West Poseidon Gifonese Casali 4-2. Per una classifica che vede l'Angri sempre solitario in testa con 6 punti di vantaggio sulla seconda, vale a dire a 61 punti, Buccino Volcei 55, Gifonese Casali 54, San Maurese 48, Sporting Ponte Cagnano 47, Alfaterna che sta per rientrare nella griglia playoff con 46, 45 per il centro Salerno Baronissi, 44 Calpazio insieme al centro storico Salerno, 37 per il Temerare San Mango, Gifonese 35, Picciola 34. Qua praticamente la Rocchese ha 26 punti e le 3 squadre che retrocedono ufficialmente sono Acquavella, che almeno adesso, Acquavella, Poseidon e Campagna. Non ci sono play-out.
per via della distanza tra le varie squadre. Prossimo turno, scusami Lorenzo, prossimo turno, 28ª giornata, Angri Sporting Pontecagnano, Calpazio San Maurese, Centro Storico Salerno contro US Poseidon, Gifonese Casale Gifonese, Picciola Alfa Terna, Rocchese Temeraria San Mango, Acquavella Salernum Baronessi, Campagna Buccino Volcei. E noi ci andiamo a vedere subito il servizio che ha realizzato per noi Cristian Vitali, il montaggio è di Lorenzo Picarelli. Si è tornato in campo nel campionato di promozione campana, arrivato nel gruppo D al turno numero 27, disputato tutto in contemporanea di sabato. Blitz della Poseidon che supera 4-2 tra le mura amiche il Gifonese Casali, seconda forza del torneo. Sono gli ospiti a passare avanti due volte nel primo tempo con Di Martino e Irpini, mentre Serrone per i Pestani accorcia le distanze prima di rientrare negli spogliatoi. Nella ripresa, Capo al 13° e al 20° e ancora Serrone chiudono i giochi in favore della squadra di Mister Di Lascio. Non approfitta del passo falso gifonese il Buccino Volcei, che impatta in casa 2-2 contro il Centro Storico Salerno. Santese apre le danze per i rossoneri al 40°. Ragone pareggia al primo giro di lancette del secondo tempo. Barra riporta avanti i Volceani al 16°, ma Esposito firma il 2-2 definitivo a metà tempo. Successo della Samorese, che supera 3-1 l'Acquavella, formazione che 12 mesi fa contese la vittoria di prima categoria ai rossoblù. I ragazzi di Mister Nicoletti passano complice una sfortunata autorete, prima di raddoppiare con Marrocco. L'Acquavella di mezzo allo svantaggio corretta, ma Senese timbra la marcatura del 3-1 che chiude i giochi. Sconfitta della Calpazio che cade per 2-1 sul terreno di gioco della Temeraria San Mango. Scarpinati e Mele con una rete per tempo condannano la formazione del tecnico Vozza, che ormai difficilmente potrà centrare i playoff. Ecco qua, noi discutavamo ancora in studio per le bellissime immagini di servizio del nostro Cristian Vitale, dove giustamente mister Lorenzo Capuano diceva è bellissimo il campionato di promozione, ci stanno tanti giovani che possono essere inseriti ed è bello, però qua sta cercando il Golfo di Policastro di entrare nel giro della promozione, però è difficile, abbiamo visto l'Acquavella che adesso sta per retrocedere. Se io un consiglio è quello di lavorare molto sul settore giovanile, perché fare una prima squadra, una promozione senza un serbatoio è dura mantenere certi livelli, sia a livello economico sia a livello di giocatori. Perciò dovremmo cercare di aiutare i nostri giovani a migliorarsi e cercare di poi far parte di queste categorie dove veramente per un giovane è uno sbocco. Per quello dicevo che la promozione è importante nella nostra zona. Però il mio consiglio è quello alle società di lavorare su un settore giovanile, lavorare bene e cercare di forgiarli noi i giocatori e non poi andare a spendere con dei giocatori che magari arrivano da fuori. Dobbiamo cercare di crescerli noi qui nel nostro territorio. Franco La Terza, sì. L'unica domanda che ti faccio è la partita praticamente San Maurese Acquavella finita 3-1, dove definitivamente diciamo, si sono spenti i fari per l'Acquavella, dispiace per mister Mimmo Castiello e per il presidente Molinaro per quanto concerne questo campionato, ma la cosa fondamentale è che ci hanno provato, hanno dato il massimo, noi abbiamo seguiti, però oltre che l'impegno non hanno potuto fare di più. Sì, infatti bisogna premiare il coraggio che hanno avuto nel portare avanti il discorso di rifacciamo questa categoria nonostante le difficoltà che ci sono, sappiamo quali sono, ma lo faremo lo stesso perché lo confermarono qui in studio al Gran Galà, non mi veniva adesso il Gran Galà, e quindi lo confermarono giustamente. Così non è andata, così è andata invece per la San Maurese, che ha vinto anche il derby per 3-1, forse proprio la squadra, il derby che ti condanna definitivamente, però insomma credo che il destino dell'Acquavella fosse in qualche modo già segnato. Solo apro e chiudo parentesi, perché avete parlato prima anche che a Policastro si vuole fare qualcosa del genere, leggevo sui media che
c'è un grande ambiente, c'è un ambiente favorevole a questa discussione per quanto riguarda Policastro. Intanto bisogna fare i playoff e vincerli e quindi non sarà una cosa facile. Poi bisogna costruire anche una società che ti mette in condizione di poter giocare con squadre, abbiamo visto, di altro livello, insomma non è quella prima categoria più, ma sono squadre di altro livello, ce lo insegna l'Acquavella. Se si vuol far bene bisogna fare i sacrifici non solo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista dell'impegno logistico e tutto quello che può conseguire una categoria di questo livello, con squadre di questo livello. Mister, allora... Dall'Italia a Torrossaia, tanto rispetto per Torrossaia, l'impatto com'è stato? No, io dico, la domanda è questa. Sono fiducioso perché no, vedo... quando si è sbarcati dall'Italia a Torrossaia calcisticamente di fronte a questa realtà. Sì, no, la realtà c'è parecchio, ma noi se non abbiamo la fiducia siamo morti. Sono ottimista perché mi sembra che non manca molto a queste, solo che bisogna crederci. Cioè non dobbiamo delegare altre persone, ognuno di noi penso che può fare qualcosa per migliorare certi aspetti, non dobbiamo pensare che c'è sempre un altro, e allora ci dobbiamo adoperare, ci dobbiamo unire, ci dobbiamo come dire, perché per me l'unione crea la forza. Il singolo per me il singolo può essere debole, il singolo può vincere una gara. Allora facciamo la cosa più semplice, la cosa positiva che c'è in questo territorio e la cosa negativa che no, diciamo non si riesce a estirpare in questo territorio. Forse non c'è la giusta cultura, cioè ognuno vuol coltivare un suo praticello, voglio dire dobbiamo un attimino cambiare modo di pensare il calcio, io vedo che anche le società, parlavo con Franco, che non c'è un organigramma societario, c'è una persona che ha passione, e però questa persona la dobbiamo aiutare, la dobbiamo sostenere, perché non ci sono poi le risorse sia umane che economiche. Perciò ci dobbiamo comunque tutti tirare su un po' le maniche e dare una mano per migliorarci, ma anche per i nostri ragazzi, fargli cambiare, come ti dicevo, lo stile di vita, lo spirito di sacrificio, le rinunce. Così si può comunque diventare calciatore. E poi dobbiamo aiutare le persone che hanno queste iniziative, perché dicevo, un presidente di società lo fa, però dopo viene a mancare meno quello che può essere l'entusiasmo, le forze da parte. E allora dico, ci dobbiamo tutti guardare negli occhi e pensare di fare un qualcosa per il nostro territorio, non ci dobbiamo piangere addosso, dobbiamo cercare di sia gli organi che dicevi tu giustamente, che sono un po' latitanti, ognuno deve prendersi le sue responsabilità, e ognuno anche singolarmente dobbiamo cercare di fare qualcosa di in più, non aspettare che ci deve essere sempre qualcun altro. Cioè io sono venuto giù con tanta voglia di trasmettere le mie esperienze avendo i capelli bianchi, però capisco che ci sono delle difficoltà, ma proprio a livello, come dire, di cultura. Allora noi ci sono le risorse, abbiamo i ragazzi, c'è la qualità, dobbiamo svilupparle. Ci sono anche gli impianti che prima non c'erano. Ci sono branti, ci sono questi centri, abbiamo degli impianti, abbiamo la struttura, abbiamo tutto, che però una volta c'erano le squadre, adesso abbiamo gli impianti belli, ma come dicevi tu, il mio paesello Torrossaia, abbiamo altre squadre che devono venire e non c'è una squadra di Torrossaia. Questo mi fa pensare che purtroppo non c'è anche la volontà da parte dei cittadini a migliorarci su questo lato. Io me lo auguro, cerco di dare quello che posso dare a livello esperienza, però ci vuole collaborazione e spirito anche di sacrificio. Concludiamo con i risultati dei calciomatori del CSI, andiamo a vedere quella che è la grafica finale di questa puntata, dove siamo alla 19ª giornata, le gare del 18-3-2019, Pixus Marina è finita 8-2, dove Casaletto Mignano 3-1, Ascea Scalea Vibonati 3-2, poi abbiamo Noviveglia Maratea 4-3, Torri Orsaia Palinuro 4-0, Scario Ceraso 5-3, ha riposato la compagine di Policastro. La classifica vede Vibonati con 48 punti, Scalea 45, Omignano 40, Casaletto 39, Marina 32, Torri Orsaia 29, 28 punti per Pictus 2017, poi abbiamo Policastro 19, Noviveglia 17,
scusatemi, Palinuro 19, Noviveglia 17, Policastro 15, Ceraso 14, Scario 9 punti, Maratea 4. E questo è il campionato interregionale per quanto riguarda il CSI. Noi andiamo a conclusione, saluto finale di Franco Laterza. Sì, un saluto abbiamo visto, insomma, giusto per dire come la PIC su una per riposato delle squadre di Policastro e una ha vinto brillantemente, insomma, abbiamo visto anche la classifica, laddove non sono messe proprio benissimo, ma questo è un campionato che fa divertire tutti i partecipanti. Un grazie intanto di aver scambiato anche a telecamere spente grosse opinioni col mister, da chi viene da Grazie a voi. altra Italia, come dice Nicola. Io voglio solo ricordarlo che è stato a Como, ne parlavamo, ma ha avuto a che fare con grandi personaggi dello sport, perché sembra quasi che i telespettatori forse certe cose non le sanno, non voglio io elencare quale, ma ha avuto sicuramente bene la sua esperienza e spero che possa portare qualcosa e arricchire un po' queste menti che sono rimaste. Un po' siamo forse rimasti un po' allo stato brado, non No. siamo cresciuti, manca l'economia. Io dico Dobbiamo sempre, salutare aggiungo, perché sì, altrimenti ci no, taglia. no, io dico solo una cosa, laddove manca anche l'economia, mancano i soldi, manca anche tutto l'ambaradà che può servire per qualunque cosa, dal sociale allo sportivo. Grazie, un grazie ai telespettatori. Mister, Devo saluti. ringraziare io voi perché veramente mi ha fatto enormemente piacere scambiare poi delle opinioni calcistiche con persone competenti. Perciò grazie di cuore. Grazie, grazie Grazie, alla buonasera. partecipazione, grazie a Lorenzo Picarelli, grazie a Cristian Vitale, grazie al nostro Gioacchino Cavaliere e Gerardo Miglino. Grazie a tutti e ci rivediamo settimana prossima con la puntata numero 429. Thank you.